Vamos a comenzar. Ok. Entonces nos vamos a continuar a ver para construir aquello que son las soluciones más formales para la formación de un espectro, de líneas, de continuo, comprender cuando yo observo. Se habla de funciones estelares, pero el discurso es lo mismo para un gas que me emite radiación. Tanto per un'idea, lo primero espectro fueron el sol fue la primera fuente para estudiar un espectro, también simplemente porque una candela tiene una emisión de una candela. El sol en el día así como el día de hoy, sin nubes, l'ordine di magnitudine è 10 alla 4. La conseguenza era la ragione también perché Newton descubrió lo spettro con la luce del sol, más che con la luce della lampara o altra cosa, perché essendo molto più forte era molto più facile osservare. La conseguenza è stato uno dei primi ed è un buon uso per studio del spettro, però questo vale sempre. Ecco, una cosa che non so, forse lo ho detto, ma prefero volver a espressarlo. Nosotros tenemos la nostra estrella, la nostra sfera di gas, con una parte más interna, dove la profondità molto densa. Tenemos un radio interno, un radio superficial, donde acá arriba hay prácticamente nada más, entonces está cero. Y tenemos un radio de luz que se sale, entonces nosotros lo miramos de este lado y podemos observar que pasa perpendicularmente o inclinado. Tenemos il raggio di luce percorre un elemento di S, mentre la posizione all'interno del gas, delle stelle, è con la di X. Possiamo vedere che quando il raggio si muove di una distanza da X rispetto al centro, cioè all'interno delle stelle, del gas, sul recorrido è in realtà da X divido mu, che è il coseno di teta, o di quanto si muove rispetto alla superficie, è mu per S, más inclinato, entonces más il coseno è di un angolo grande, di conseguenza il coseno di 0 è 1, il coseno a sia 90 gradi diventa sempre más chico. Questo vuol dire che per un certo movimento del raggio si muove hacia afuera di poco. Después vamos a considerar la que acá no he mencionado, más mencionado después, la opacidad, la profundidad óptica, que es el alfa por de X, que pero antes habíamos visto que era desde el punto de vista de la radiación, entonces midiéndola paralelamente a la ad X, entonces a la estructura interior del gas, ma ahora lo vamos a ver desde nuestro punto de vista, entonces la profundidad que de cuánto entramos logramos ver al interior
della del gas. Di conseguenza teniamo che poner un meno dx, ora l'alfa, che è il coefficiente lineare, e di conseguenza teniamo a k, moltiplicando pure alfa con un meno, quello cambia poco, teniamo che la ottica va come mu por ds. Pur essendo vedere tutta la equazione, si incontrava sempre che era tau su mu. Questo perché la propria ottica la medimos come un movimento hacia l'interior. Entonces, nos movemos, non importa la direzione, la profondità ottica è sempre che cresce linearmente con il dx, o il meno dx in questo caso. Entonces, acá è una quantità doble 3, 4, sia che llega in questa direzione che si llega perpendicolare. E questo lo vedremo después, perché in realtà quanta è la propria ottica effettiva del raggio di luce è il ds, l'integrale, ma che lo ricordasse. La fenottica è o un elemento cieco. Ma principalmente il delta non è un T1, tau1 meno tau2 meno tau1, però è un integrale entro lo dos. Questo perché si tende a integrare l'opacità, il K, e la densità che varia dentro. Principalmente sempre la densità, abbiamo visto che cresce esponenzialmente hacia l'interno, nella parte dell'atmosfera. Di conseguenza non è algo che si ha una differenza, ma si tiene che integrare in un certo intervallo. Ed è la ragione perché al comincio vi avevo mostrato che non era tanto importante la distinzione di come, perché al final l'integrale tenia lo stesso valore, sia che lo miro dentro a fuori, che da fuori a dentro, al finale l'integrale ovviamente si queda uguale. Però quello che nosotros, il tau, al finale è una medizione di una profondità nel gas. Di conseguenza va col dx, non col ds. Ok, poi un po' a mescolare, facciamo un poco più rapido in questa maniera. Abbiamo visto definito il tau, come potete vedere, è un integrale dentro dos, entonces quando abbiamo la differenza entre dos, in realtà è un questo integrale meno l'altro integrale, entonces è l'integrale entre le due posizioni. Tau 2 sarebbe x2, tau 1 x1, e al final, quando abbiamo la differenza da 2, in realtà un integrale x1 e x2. Tau è sempre positivo, ma io uguale a 0. 0 è alla superficie esterna, di spesso non è materiale che interattua del gas, e cresce hacia l'interno. Entonces, teniamo questa che, come dico, è la real, questo perché il ds, che è la verdadera, cioè quanto influye la radiazione, è il ricorrido del raggio, non la profondità,
E lo vedremo, questo causa una certa considerazione más adelante. Entonces, il metauro si intende in profondità, perpendicolare alla superficie, tengo, non ponere il massa del tau come era al comincio, ma lo, il mu del tau, e después dentro todo al tau. Otra cosa ricordarsi, tau generalmente si usa il mass, dovrebbe essere il valore effettivo, cioè il valore esatto, mentre T, di nu, tenu, è la variabile profondità ottica che si usa nell'integrazione. Noi ciò acca. È un errore perché questo sarebbe un T, non un tau. E se lo dico perché lo testo, anche perché non è passato con cecheo para un libro, muchas veces confonden tau e ti perché a veces scrivono l'altro. Di conseguenza, come abbiamo visto, lì moltiplichiamo, teniamo questa e teniamo questa generale. E poi vamo a considerare incoming la radiazione tanto per comprendere più facilmente, noi stiamo osservando. Tenemos nuestras estrellas o la superficie con X che si può dire da 0, chiedendo 0 all'interno, centro della stella e mi cresce. Io tengo questa superficie e tengo un certo. Tengo lo tau che posso ponere a 0 h alla superficie e il h va a ottenere un certo valore specifico. A questa profondità ottica, nel senso che la profondità deriva alla osservazione, che è più pratica che l'atmosfera che tenere la distanza del settro. È in pratica una distanza della superficie. Io voglio tenere due situazioni. Una radiazione che mi sta entrando e una radiazione in salita. L'intensità è debita a questa. La parte che entra in quel punto e la parte che ne sale in quel punto. Ovviamente la parte che entra dipenderà da quello che sta arriva, la parte che se sale dipenderà da quello che sta abbasso. Perché, diciamo, la distinzione è esattamente che mu minore di 0, che vuol dire un angolo entre 90 e 100 gradi. Tecnicamente 90-270, però vabbè, teniamo un solo lato, e quello che sale è quella positiva, in maniera uguale a 0. Entonces, separiamo la dos in dos partes, questo perché, diciamo, tiene caratteristica di condizione al contorno, non dice. Separata, entonces es mejor verla en manera separada. Vediendo la incoming, quello che tengo, entonces se integra entre la T2, recuerdo, T2 è la.
La radiación que producida a esta óptica, a esta profundidad, eta 1 es en esta ecuación inicial, se está calculando, ¿no? Es la profundidad a la cual estoy considerando. Entonces, digamos, yo estoy considerando tau nu, entonces tau 1 es siempre tau nu, tau 2, estoy considerando quella che entra, di conseguenza l'intervallo va da 0 in adelante. Entonces, l'integrale va da 0 a tau nu. L'intensità che ne se entra de afuera, de acá, non mi interessa perché vi considero che non hai. È un gas che non è scalentato, illuminato per algo más. Di conseguenza, mi gas tiene la unica luminosità, intensità prodotta, quella per il gas interno, nada esterno, di conseguenza, voy a ver quello che è l'entrante, entonces considerando tutto quello che è. Ante dell'intervallo e che entra in quell'intervallo, e in questo caso da 0 a T1, ovviamente, quindi visto che 0 da tau a 0 inverto e tengo un meno, e questa parte di 0 è nulla, entrante, perché è t di tau con mu minor che 0, entonces non è quella che mi sta salendo, ma è quella che mi sta entrando, che non hai. E quello che ottengo è semplicemente questa. Questa equazione. Después, voglio utilizzare quella che mi sale, quella che al livello tau, T1 tau, che può avere mantiene. E sta salendo. Questo dipende dal limite superiore e tau dos è infinito, quindi profondità ottica infinita, non che è all'infinito come distanza, ma semplicemente come ottica. E ricordo, l'ottica è un integrale. Vamo a vedere. È un integrale con l'integrale e la cosa era acá arriva. La densità seria no, ok. La densità decresce esponenzialmente hacia fuori, entonces dal punto di vista dell'ottica cresce esponenzialmente. Di conseguenza è algo che mi cresce abbastanza rapidamente, entonces diciamo l'infinito sarebbe al centro dell'esfera. Questo può decrescermi, ma questo decresce aún más rapidamente, perché abbiamo visto che tau cresce abbastanza rapidamente hacia l'interno. Di conseguenza posso considerare questa parte 0, di conseguenza también in questo caso la parte di intensità specifica esterna non influye e mi queda solo la parte con la fuente e funzione della fuente. Integrando entre T1 e T2 diventa un tau e infinito. Io tengo questo. Di conseguenza, quello che si notava era che disapparisse. Io tenia al commento della formula l'intensità con l'intensità che mi era prodotta al bordo, acá disapparisse semplicemente perché da una parte entra hasta afuera, che da fuori non mi entra nada. Suppongo che.
Nana O è trascurabile. Internalmente, semplicemente perché voi sto allo limite e di conseguenza si può dire che al centro-centro, nel punto centrale, casi non hai. Arriva del punto dell'interno che si produce l'intensità. E sin embargo, la S al finale include tutta questa produzione de flujo che hai. Otra que se debía entonces ver que vamos, el dopo se va a ver ¿no? en otro momento, ¿qué pasa si tengo una intensidad a la superficie? Entonces, se va a la superficie, tendría cero en cero, obviamente, es integrale es nulo, obvio. Il flujo interno viene definito che il flujo entrante alla superficie è zero, mentre il flujo che sale alla superficie è integrale a proprietà ottica zero, che è proprio la superficie, sia all'interno, è infinito. Ecco, qua lo ripeto, l'infinito non è far away, l'eco dello sotro, ma è semplicemente l'interno. La profondità è estremamente grande all'interno delle streghe. E come integrare verde la superficie a zero, da R a zero, quello che era in struttura si integrava all'interno delle streghe. Acá se ha sentito l'ottica, che tiene un sentito, perché è il famoso che si dice che, data che il cammino random, si può essere una cuenta, visto che un libro cammino medio sono 2 centimetri, un fotone producido al centro del Sol se demora 5, 16 anni per salire. Di conseguenza, il centro dista effettivamente moltissimo dal punto di vista della radiazione con il seno della superficie. Hai una distanza molto larga, anche se in verità sono solo 720 km. Quello che questo serve per ottenere una soluzione formale, ovvero non è una soluzione, ma semplicemente ottengo un integrale che me lo dà esattamente. Se io tengo la mia S, puoi ottenere la I. Entrante e salente a una certa punta ottica. Perché lo demás sono ben conosciuti e la S è l'unica cosa che mi chiedo. Poi, esatta soluzione, che come visto in un momento sono utili, puedo riapplicare il tutto al momento. Entonces, data la I, che è la media angolo solido, a tutta la direzione, principalmente l'angolo solido, e l'integrale su mu da meno 1 a 1. Diviso dos, perché l'integrale da meno 1 a 1 di mu è dos. 1 meno meno 1. Banale. Di conseguenza tengo questa. La i la puedo separare in nessuna maniera, l'ho visto. Entonces la cota grande di mu, il flujo medio, l'intensità media, la puedo vedere come lo dos integrale. I out, i in, sempre con l'asse con nu, perché tutto questo discorso è sempre con che varia a seconda della frequenza, dell'arco di onda, le differenze punto di spettro me cambia. Tengo lo dos, che sono l'integrale è quasi lo mismo, mi cambia l'intervallo. Quello che mi cambia è che quando integro, come puoi vedere, non si sovrappone tanto bene.
Entonces, per mu mayor que 0 tengo esto, per mu menor que 0 tengo esto. Quello che mi gustaría è tener algo más uniforme. Acá eso lo voy a poner, tenerlo un poco mejor, así lo ven el discurso. L'ideale sarebbe poter rectificare e tener che i due integrali siano similari. Una más que todo, visto que tenemos la tau a infinito, da 0 a tau, sería mejor obtener que ambos sean de 0 a 1. Así, visto que acá dentro son idénticos, tal vez puedo reunir las cosas. De consecuencia, la fórmula in generale è, per esempio, nella parte outgoing che sale. Non prendo il nu per ahorrarmi. Sì, non venù. Mi sono equivocato. Entonces, quello che puedo hacer, cosa è? Il redefinir, questo è para no mayor que cero. No mayor que cero, poner omega è uguale a más uno su uno. Questo cosa comporta? Che de mu, de omega, o de w, de omega, sì, perché è omega, e è meno de mu, mu quadro, però 1 su mu è omega, di conseguenza quello che ottengo è, per meno che 0, de omega su omega sì, è uguale a meno de mu su mu. Ok, divido per omega, però è come moltiplicare questo lato per mu, entonces ottengo questo. Cosa mi dà questo? Che l'integrale da 0 más a 1 en de mu me se convierte invertiendo a integrale qua se queda 1 más infinito in meno de omega. Di conseguenza esto lo puedo puoi girare e ottenere un integrale da 1 massa infinito. Che passa se mantengo questo dal punto dell'altro? Che con questo, per mu minor che 0, io otterrei un integrale meno 1 a 0 meno questa è la famosa notazione matematica della lista, intendendo dire che è un 0 ma che si accerca dal largo positivo. Questo perché quando hago 1 sopra 0 non esiste. Di conseguenza non posso ponere 0 esattamente, però è il limite praticamente per 0 che tende per la mu che tende a 0 da valore positivo. In questo caso mi si converte in meno di omega, questo va a meno i, questo meno 1. Che non mi fa molto bene,
Perché, ok, lo inverto, ma mi viene a meno infinito a meno 1 e lo querrei assimilare. Quello che poi osservo è che il paramu minore che 0 lo defino come meno 1 su mu. E quindi a cardine 1 su mu, di conseguenza avendo il meno qua diventa più. Qua diventa più il diventa più e lo tengo viene da 1 a infinito e sì, ambos invece di tenere un intervallo da meno 1 e 0 e 0 1 ottengo ambos intervallo entre 1 e infinito. No, non era questo. Di conseguenza, questo intervallo lo puedo ratificare e elevarlo a un unico. Quello che ne cambia è che ovviamente poi H, omega, in questo caso l'avevo definito come in questa maniera, di conseguenza diventa un. La mu, non l'omega, diventa un omega meno esto, però se vanno a ver, t meno tau, t è maggiore uguale a tau, di conseguenza esto è meno algo positivo e tanto viene. In questo caso, vamo da 0 a tau, entonces tau è minore che qua le cambia il segno. Perché sarebbe un meno omega. Quindi avrei un mas che mi dà un problema, però quello che ottengo è che tau, t meno tau va a essere negativo. Quindi se io questo meno lo pongo dentro, io tengo di nuovo meno la differenza positiva. Ed è sta bene, perché hai uno s con un esponenziale che decresce. Quello che ottengo di conseguenza, seguendo che quando è positivo si queda sì, che quando è negativo ne pongo il meno, è ponerle un valore assoluto. Ho visto in questa maniera che tengo t meno tau quando è positivo, o tau meno t che è sempre l'intervento positivo. Dato l'intervallo, poi unificarlo DOS, da tau considerato da 0 a infinito, anche col tau, semplicemente ponendo un valore assoluto. Entonces, quando è da 0 a tau vale questo, e quando è da tau a infinito vale questo. E così io ottengo un'unica linea integrale, uno integrato da 0 a infinito, per la profilo ottica, la T, e l'altra da 1 a infinito per la parte della direzione. Quello che ottengo è che questa è semplicemente funzione della mia profilo ottica. Questa è un'equazione che mista è una funzione sia della profondità ottica, ma come si vedete variabile, e un integrale sopra la cosecante, che è l'inverso del coseno. Quello che posso fare è questo, lo definisco come un integrale, una funzione integrale, in questa maniera. E definirla. Di conseguenza, la I, la cota, l'intensità media, quello che ottengo è un medio per essere per questa maniera. E questa è l'equazione di Schwarzschild. Questa mi permette di comprendere come varia cota, e la cosa particolare, come puoi vedere, è un integrale da 0 a infinito. Che sia
dalla superficie sia la parte centrale delle stelle. Quiere dire che, data questo, in realtà che si è escapato, acá, questo tau è un valore esatto, che è la variabile di questa. Questo sarebbe in realtà hai questo è il Rutten che magneticamente è da dalle golpe sulla sulle manos, ma esatto è questo. Che come struttura è similare a come sono visto la trasformata di Fourier o altro tipo di trasformata. Io tengo due variabili, che una è l'integrazione e l'altra è la variabile della funzione che mi interessa, integrato sul metodo dell'infinito. A volte sai che una funzione è conectata alla primitiva, di conseguenza è da 0 a un certo punto, ma in altro semplicemente la variabile intacca dentro. Ed questo è la intensità media, la mediana per tutte le direzioni, che io posso osservare quello che io ottengo a una certa ottica tau, quindi a una certa profondità dalla superficie della mia sfera di gas, della mia situazione. O anche, diciamo, tengo una struttura di gas, da qua lo osservo, acá hay nada, y a una cierta profundidad, a esta profundidad, por ejemplo, acá, está uno. La mi, la J, la intensidad media, tiene este valor. Y este valor depende de toda la estrella. Obviamente tiene sentido, porque como habíamos mostrado anteriormente, la, cuando pasa, l'elemento che sta in arriva irradiano questo punto, l'elemento che sta in abaco irradia questo punto e dal punto di vista anche arriva abaco tutto influye. Di conseguenza l'intensità che acá dipende da sia quello che passa all'interno delle stelle sia che quello che passa arriva di questo. E se voglio averlo alla superficie, quindi a zero, profondità ottica a zero, io vedo che mi flujo, la maschetona, l'intensità media che tengo alla superficie dipende da tutto quello che passa all'interno, non solo dall'ultimo estratto. Por su questo, essendo che l'integrale questa dipende da decrece rapidamente, lo strato más superficiale dipenderà más che da quello más abajo. E in generale, essendo che abbiamo integrato lì, massimi all'eco da quella profondità ottica, lo strato che stanno a una distanza in profondità ottica maggiore, influiscono abbastanza meno. Ma questo perché l'effetto di interazione con la reazione della materia annulla l'influenza. Quello, questo ovviamente è uno, perché è tutta una famiglia, di questo tipo, pensare integrali, che sono così. Esso sono classica tipo di funzioni che sono ben definite, che si usano per poter in vari ambiti, come le funzioni di Bessel e altre. Hai una miriade di questo tipo di funzioni. Invece hai un intero libro dedicato a questo tipo di funzioni speciali. In realtà, 230 pagine, non ricordo. Questo perché aiuta a imparare, questo semplifica. Da un punto di vista, si può generare tutto quello che si è detto qua, lo cambio, si può generalizzare e vedere quando non cota, che è semplicemente integrato per la I,
Pero cuando hay todos los momentos, entonces considerar el caso de mu a la m. Acá entra el problema, porque obviamente se dentro en la mu, cuando tu estudio menos en uno definito negativo e uno definito positivo, quando elevo alla n, quello che ottengo è che mi entra un meno 1 alla n, che a seconda se è grado par si elimina, se è grado impar mi cambia il fuoco e di conseguenza ottengo questo. Se io tengo la cota o la k, che è un grado 0 e 2 par, questo si elimina e puedo unirlo, come ho detto acá. Se invece h, che è il primo momento, questo non lo elimino e di conseguenza mi si queda la 2 parte. E tiene anche un sentido. Perché tengo in pratica la parte arriba e abajo, che a seconda delle sue caratteristiche mi possono, essendo che sono due integrali, l'ace può anche tenere, per esempio, ace è visto che è controllato con il flusso, ovvero tenere un flusso entrante o saliente, netto, generalmente nelle stelle sale. Però diciamo, in condizioni, per esempio, un corpo negro, non hai gradiente, non hai nada, il flusso netto è zero, di conseguenza la dos parte si elimina entre ellas. Estas dos sono quelle che si chiamano l'equazione di Milne, che con l'equazione di Schwarzschild sono l'equazione di Schwarzschild-Milne, che riunen sono una soluzione formale esatta di quello che è la caratteristica della radiazione. Viene a conoscere in estrella, se posso dire, perché tau tecnicamente si considera da zero a infinito, di conseguenza può avere dalla superficie. Superficie, superficie, non la base della fotosfera, ma fuori, quando non hai mass interazione, non c'è l'opacità. Questa zero, un'incidenza questa zero, assieme all'interno. Queste sono molto utili per calcolarsi modelli o sintetico, se può, e come sempre, essendo come puoi avere, io tengo la mia S, che è quello che conosco, quello che modello, quello che tengo che comprendere come formata, e l'altro è l'integrale moltiplicato per una certa funzione ben conosciuta. Di conseguenza, posso usare questo, más que todo, come un operatore AS, e se andiamo in questa maniera. E al final, dal punto di vista anche come calcolo numerico, per esempio, quello darle è mi algoritmo e calcola i varios. Nada de raro, perché también una cosa parecida è también la trasformata di Fourier, che se ve come algo che si applica a una funzione, per darmi un vario valore. Mi trasformo la funzione in un'altra per ottenere una certa informazione, in questo caso, essa si applica alla mia funzione della fonte per ottenere il momento primo dell'intensità, cioè il momento zero dell'intensità, il primo e il secondo. Quiere decir l'intensità media in tutte le direzioni. Il flusso è un termine che proporziona, cioè qualcosa che tornare al flusso, è un termine proporzionale alla pressione della radiazione.
Se può parecer un poco raro, un pensiero che era, dipende da zero a infinito, ma giustamente la S è la quota chica, la coefficiente di emissione, sopra la coefficiente lineare di assorzione, di conseguenza identifica, e dipende da ambos processos con cui la reazione interattua con la materia, emissione e assorbimento. Se stiamo in una situazione di equilibrio termodinamico, ovvero quando otteniamo un'assorzione totale e remissione totale, che è la definizione del corpo negro, la S diventa semplicemente l'equazione de Planck e Dejo al final si limita allo stato massa esterno. Ora, ver acá, vamos a ver era esto que es el router un poco más grande. Tenemos un ejemplo di come varia per esempio, cosa si ottiene. La S, questo cos'è? Valore di quanto è la funzione, la fonte, valore normalizzata, e questa è la T, che è la proprietà ottica. Entonces, acá è la mia superficie, con S che la pongo uguale a 1, e mi cresce hacia l'interno, con la prospettiva ottica. Entonces, esa es la superficie y poi va a ir a un punto. T1, T2 y así adelante. Y estos son los casos considerando tres prospettive ottiche diferentes. Una a 2, T2, tau 1 y tau.5. Estas son como data fijada a una cierta largo de onda. La S suppongo che mi va a crescere hacia l'interno. Non è un'approssimazione tan rara, perché per esempio, diciamo, mantenendosi cerca di un'approssimazione tipo planckiana, la planckiana dipende dalla temperatura, la temperatura cresce hacia l'interno e di conseguenza la fonte, la quantità di energia che mi emette, va hacia l'interno. La S, diciamo, nella parte massa interna si approssima bene con la planckiana, di conseguenza, diciamo, possiamo vedere che tiene un comportamento similare, non esatto nella parte acá, e sicuramente nella parte bassa interna, però. Questa sono la DOS, la E, come potete vedere, tiene questa fattore di peso. Ovviamente, come abbiamo detto, la contribuzione varia con la distanza in profondità ottica dalla ottica considerare. Di conseguenza, más mi alejo dalla ottica in considerazione, más il peso dei vari strati mi danno a decaire, hasta ser praticamente zero. Come possiamo vedere acá, entonces, questo è la dos, questo è il prodotto della dos. Io hago l'integrale, che sia questo, per calcolarmi la jota, la intensità media, e da un punto di vista, come potete vedere, il peso mi decrece se afferra accanto praticamente lo zero, dall'altro lato va all'infinito e decrece ugualmente, entonces vuol dire la dos alas sono abbastanza similari e di conseguenza l'integrale mi permette quello che ottengo è che la cotta ottenuta, che è il punto, è esattamente cerca della S. Perché, diciamo, nella parte cresce linearmente con l'ottica, la parte afuera, la parte interna, si contribuisce in maniera similare. Perché se io tomo una linea acá, potete vedere lo triangolino acá è uguale a quello acá e questa dos alas sono uguali. Entonces hay una contribución
come fu era costante. Quello che se pueden ver es, entonces, similarmente a lo otro varia óptica. Quello che passa è che se pueden ver acá, mentre acá, che è bastante interna, le due sale sono bien iguales, ha una profondità ottica non tan grande, tipo 1 o meno, quello che ottengo è, ricordate, la profondità ottica, tutta questa, la S, è definita desde profondità 0 in adelante. Abajo 0 non esiste, perché non tengo. La profondità ottica è l'opacità per la densità. Se io la densità mi fa 0, non tengo materia, entonces non tengo interazione materia-radiazione, entonces la radiazione simplemente si scappa ed è, si mantiene uguale, l'intensità è sempre uguale, non tiene nessun cambio. Se la opacità, la K è 0, vuol dire che non tengo interazione tra materia e radiazione, di conseguenza si scappa, di conseguenza il mio DI è 0 ed è costante, di conseguenza non tengo una S è proporzionale alla quota cica che è il coefficiente di emissione. Se non tengo interazione tra materia, non tengo emissione. Entonces, abajo 0 non è definita. Quello che ottengo acá è di conseguenza che questa parte e questa non sono masse uguali. Acá è troncata, le falta una parte dell'ala. E quello che ottengo di conseguenza se mira il punto che stava esattamente o quasi sopra il stesso valore della S in questa posizione, la S varia a vario largo di onda e la I esattamente ne vale la cota, la media, esattamente come la funzione di fuente. Che caso? Se la funzione di fuente ed è esattamente in questo caso uguale alla intensità, a quello che io, entonces, è la funzione che mi dice quanto si emette, esattamente, quanto intensità, acá mi perde, quindi un poco meno. Se acá, in questo caso, va a essere a un meno. E a quello che si può notare è che se la... vabbè, acá mostravano anche il caso della S costante, a questo comportamento vale se anche se diciamo se la S varia non tanto fortemente con la ottica, quello che io ottengo è che la stessa media o direzione all'interno è esattamente uguale a funzione di fuente, però hacia fuera va a essere meno. A cosa mi può interessare la cota, l'intensità media? Diciamo che, vabbè, in prima approssimazione, puoi osservare che l'intensità media sopra la direzione sia abbastanza similare all'intensità specifica, applicato all'intensità specifica, non cambia molto. Adesso siano abbastanza similari. Entonces, puedo observar que la I varia con la J. Di conseguenza, esto me recuerda algo acá. Quando ho visto la formazione in generale della linea, che la I, se è minore che la funzione di fuente, me si produce una linea di emissione. Acá, dico, puoi pensare che la I e la J siano abbastanza parecida e hai che se la S non cresce tan rapidamente, la J è más chica. Di conseguenza, questa è la situazione che ottengo dove hai linea di emissione. Tipo cromosfera o, per esempio, la lampara al sodio. La lampara al sodio
che son questa amarilla, che si vanno a vedere sono dos linee perfettamente di emissione, tiene, sono in questo caso. Se la S cresce muy rápidamente, quello che tengo invece è la J, entonces la I va a essere nella parte a minor profondità ottica, una chica, che è más grande. Se l'intensità è más grande, quello che ottengo per la S, ma quello che ottengo è una linea di absorzione. Di conseguenza, tengo la ya che se nota in questo caso, entonces la varia, che ovviamente poi dos situaciones que se conectan con la nuestra formación de línea. Después se puede que venda un poco mejor, viendo estos casos donde hay aproximación. Entonces, si yo tengo la un'approssimazione por tau muy grande. Quiere decir que el tau es muy grande, tengo una fuerte interacción en la reacción de materia, de consecuencia la S me tende a la función de Planck. Ovvero, donde era, come ho visto all'interior, nella stella, donde era quello che si chiama la función de difusión. Esto, tanto per dare un'idea. Acá diciamo, in realtà, acá hay maniera che si comprende veramente male, perché diciamo matematicamente corretta sarebbe che la S nu a un certo t è uguale alla sommatoria a 0 a infinito per la derivata ennesima della d di nu in dt nu calcolata in tal nu per t meno tau alla n, cioè n fattoriale. Di conseguenza, l'approssimazione lineare di questo per un t, la protottica appartenente a un famosa alla pelota aperta alrededor di tau. Questa è definita come la funzione Planck a tau, mas arrivata calcolata in tau per i meno perché un ha una maniera matematica di scrivere che l'asse critica. Matematico criteria, perché a capo pare che la derivata è applicata nel punto tau meno t meno tau, no, è sta applicata in tau, come è scritto a capo, moltiplicata questa. Entonces tengo un punto costante, ma una correzione lineare. E questo valida per tau. Per t che sta alrededor di tau nu. Di conseguenza lo posso poner
esto, la t out la pongo dentro, puoi integrarla. Se puoi cambiare variabile, hai questa integrale che si asse, ma quella cosa che è interessante è questa. Entonces, se io voglio calcolarne di nuovo la equazione che erano estas, in questa approximación, sono le soluzioni exactas. La J, la H e la K sono esattamente questo valore, questo integrale, che non, beh, non sono una soluzione analitica clara, questo perché dipende dalla conseguenza. Però io tengo questo, calcolando con questa approssimazione, ottengo che la cota è ovviamente la funzione di Planck, cioè il valore cota in tau vale come la funzione di Planck in tau, nell'ovario dove hai questo. Se tau è molto maggiore o grande che 1, nella varia approssimazione, per avere che come sto nel momento, mi vale questo. La ace mi vale questo, e qui lato, per casa, come tarea, se hagan e vean, perché ace è collegato con il flusso. Il flusso, portiamo un numero grande, l'avremo calcolando quanto è l'intensità che después moltiplicato per 4 pi greco R4 mi dà la luminosità a quella posizione. Acá è lo mismo, tengo questo, mi dà un terzo la derivata. Tau, lo puoi recuperare, occhio, questo viene dal polacco, dal Kudrinski. Questo sarebbe una alfa, in realtà sarebbe K, o si potrebbe prendere una rho densità. La derivata rispetto alla distanza del settore, dx sarebbe dr. Poi separare e avere una derivata della funzione di Planck rispetto alla temperatura, moltiplicata per il gradiente della temperatura. Posso matematicamente mi disse, e se vanno a fare il calcolo, questo va a essere identico all'equazione di trasporto radioattivo, come abbiamo visto. Cuidado, questo è H nu, a una certa largo di onda, noi abbiamo calcolato integrando sopra tutto l'arco di onda. Se io acá hago lo mismo, integro per tutta la frequenza. La capa non dovrebbe entrare, ma diciamo la puedo separare con il famoso integrale di Schrödinger, integrale l'opacità Rosenland, che sono medias, e quello che il gradiente della temperatura non mi dipende ovviamente dalla frequenza, entonces mi chiedo solo integrale la frequenza di questo. La derivata della temperatura non è contata con la frequenza, di conseguenza posso estraerla. Tengo la derivata da integrale su tutta la frequenza della funzione di Planck, che è conosciuta. Se le pone dentro, verranno che ottengono la misma equazione del trasporto radioattivo. Ed è corretto, perché questo è esattamente un'approssimazione di diffusione. E noi utilizziamo la diffusione per ottenere la quadratura. Di conseguenza, diciamo, questo se può dire è inutile? Non esattamente. Avviso che siamo. Ok. Così si vede una cosa. L'altra cosa che mi chieda è che la K, nu, che è connettata con la pressione della radiazione, mi va come un terzo B, cioè un terzo la
con la B e la I, ups, e di conseguenza I extra, che vabbè, se era già visto, invece. Questa è la prima questione debito. Esta in generale, esta vale in generale solo quando la in questa approssimazione, la approssimazione al grande largo dell'ottica. Esta, che è la prima approssimazione di Hamilton, in realtà può avere il vario in altra parte, también quando la I è isotropica, di conseguenza I uguale a esto, quindi solo un termine che dipende dal, non dipende da, non ha nessuna dipendenza isotropica dalla direzione, o che dipende anisotropica per una maniera lineare, che deve essere che la I è linearmente dipendente dalla direzione, dal coseno di teta. In questa situazione si continua a poter ottenere questa, mentre questa non è sufficiente per questa cosa. Questa vale, esta, tutta questa approssimazione vale solo per un tau, una ottica molto grande. Questa può, per cosa usarla? Se mi vale nella struttura interna. Questo perché, cuidado, come abbiamo menzionato, la protottica cresce rapidamente. Passato tau 1, che era quello che era definito come la base dell'atmosfera, después cresce rapidamente, perché va con la densità e sappiamo che nella base dell'atmosfera cresce in maniera esponenziale. Di conseguenza, tengo una forte crescita esponenziale della tau cerca della base dell'atmosfera. Che vuol dire che in poco tempo mi cresce sufficiente. E so che vuol dire che se io chiedo modellare la base o alrededor della base, questa approssimazione a un puedo usarla. Ovviamente non l'ottica demasiado chica. Otra approssimazione, sempre similarmente, però la pregunta, una volta, se non avesse si preguntarono in calcolo 1 para che Taylor, es que Taylor te permette di approssimare in maniera rigorosa la esta, di conseguenza se in pratica mi dice es que hasta che mi muovo poco dal punto e la mi derivata ennesima e cica, posso ignorarla. Quello che posso fare è similmente approssimare la S con un polinomio, che è praticamente uno sviluppo di Taylor. Sviluppo di Taylor mi dice solo come calcolarne la lo coefficiente. Considerando una radiazione che mi sale dalla superficie intonse che deve essere che in tau a zero e mu è maggiore che zero. Outgoing, maggiore che zero, di conseguenza, ma anche perché essendo la superficie abbiamo visto non tengo radiazione entrante alla superficie, tengo solo che ne sale. Questa quella l'abbiamo già visto. Vamo a considerare questa la approssimazione e cuidado, in questo caso questa tau è la variabile, la profondità ottica. Deve essere una T in realtà. Perché hasta ora abbiamo considerato T da T come variabile e la questo come valore esatto. E sono lamentabilmente come potete vedere, ovviamente questo è una variabile. Entonces, in prossimità di una superficie, considerando come il flu e la
situazione alla superficie, puedo approximarme con un polinomio e tronco in maniera lineare. Considero che semplicemente ha un valore lineare, non è che va a essere molto più complicato che il valore lineare. Di conseguenza lo pongo dentro, calcolo e ottengo questo. Ma che todo, tengo questa. Tengo che la I ha la profondità 0, ma considerando perché essa è l'approssimazione, come dipende S dalla profondità ottica. Considerando questo, intorno I alla superficie, io devo sostituire questo, che lo approssimo in questa maniera. Quello che ottengo è un calcolo, che mi viene che la I, di conseguenza intensità specifica a profondità ottica 0, con varia direzione in cui lo sto mirando, quello che ottengo è un S lì corretto. La S l'avevo approssimata in questa maniera. Come potete vedere sono identica, il coefficiente costante è uguale, il coefficiente lineare è uguale, quello che mi cambia è la variabile. Acca la variabile è la mu, ovviamente, perché la profondità ottica abbiamo visto che è zero, dobbiamo vedere quello che passa alla superficie, quello che io osservo alla superficie, di conseguenza. Perché la tau zero praticamente è tutto quello che sta osservando desde la superficie para fuera, perché l'intensità specifica non mi cambia. Moltiplicato per tau. Di conseguenza, cosa vuol dire? Che se io osservo l'intensità specifica che osservo alla superficie, variandomi la direzione, è más o meno la funzione fuente a una profondità ottica uguale a mu. Entonces, quando io osservo, muovendomi nella linea di vista, come l'angolo, io osservo a profondità ottica differente a seconda dell'angolo che io sto osservando. In realtà non è nada raro. Il risultato che in realtà si può dire a una certa. Ovvietà. Ovvietà. Questo perché? Vabbè, proviamo da questo punto. Quello che mi sta dicendo è che se io miro a K parallelamente, llego hasta K, a 1, e vedo questo. Se io lo miro a 60 gradi, quello che io osservo è hasta una profondità che è mu coseno di 60. Coseno di 60 è un medio. Entonces, llego hasta K. Però, come abbiamo detto, la profondità ottica della radiazione è col S. Quanto è questo? Questa parte. E questo dividido è il coseno. Entonces, se è un medio, divido per un medio, questo è 1. E invece, io sto osservando, penetro per 1 come profondità ottica della radiazione. Non è che sto mirando la radiazione a un percorrido minore o differente. La percorrido interno è sempre uguale, mi de S è sempre uguale, acá è questo. Solo che la micronottica, che è una medida di quanto profondo dalla superficie llego, mi cambia perché ne va col coseno. Il dx è il ds per il coseno. Entonces, più miro inclinato, más la profondità che io logro osservare è cica. Por supuesto. Se io ho una neblina, miro perpendicolarmente e logro avere effetto más lecano, más distante da dove comincia la neblina. Se io miro inclinato, mi penetra poco.
conseguenza, diciamo, è un concetto che non è tan sorprendente. In realtà, già si doveva intuire. Però, questo causa l'effetto che potremmo comprendere che se io osservo, vedo, se mi muovo, se io tengo un gas davanti di me che mi sta emettendo, se lo miro perpendicolarmente, l'intensità che vedo è caratteristica di una certa distanza dalla superficie, se io miro inclinato, l'intensità è caratteristica a una distanza minore della superficie, perché sto ricorrendo mass materiale. Otro cosa si può dire connettata, perché la fonotica è connettata sia al cammino che sto facendo, entonces, más el camino è largo, se mi fermo dove spesso un certo cammino, se sto inclinato, penetro meno. Come se entro inclinato in acqua, algo solo 1 metro, però se entro perpendicolare, entro poi a 1 metro dalla costa. Se io entro inclinato di 60 gradi, entro a meglio metro dalla costa. L'altra è l'opacità. Come posso cambiare l'opacità? Con la linea. Io continuo, si produce bien a questa caratteristica con l'ottica di summa tau a 1. La linea sono producidas por una interazione más fuerte. Di conseguenza, la linea si forma perché la zona a quella intensità interattua más con la materia. Di conseguenza, quiere dire che la distorsione è maggiore che all'altra frequenza, di conseguenza quiere dire che la profondità ottica a quella frequenza va a essere maggiore. Perché da poco vamo a termino, e poi dovremo vedere per bene questa parte. Se ne si forma la linea, quiere dire che AK chiaramente interattua mass. Di conseguenza, mi alfa di nu che ne sta forma. AK ha nu 1 e AK nu 0. Quello che ottengo di conseguenza è che l'alfa di nu 0 è molto maggiore che l'alfa di nu differente da nu 0. In un intervallo, ovviamente, perché se voi muy lejos potete avere otra linea o otra caratteristica, dipende come varia alfa, ma diciamo che localmente sia abbastanza costante, ma molto semplicemente la linea tengo questa. Ma essendo che tau è l'integrale entre lo dos meno alfa nu da x, il tau ha una certa posizione, in questo caso diciamo da 0 ri, deve essere, ha la frequenza della linea va a ser mucho mayor que la ottica a l'altra frequenza
alla misma profondità dell'alta frequenza. Eso quiere dire che la linea AK è la sonda ottica 1, ma per il continuo la sonda ottica 1 ha una distanza molto maggiore dal centro. La sonda ottica la uso perché questo mi permette di sapere dove osservo principalmente, come se abbiamo visto varie volte, è il tau 1 e dove massa si produce. Abbiamo visto a capo, per esempio, perché se tau è uguale a mu è il coseno varia da 0 a 1, quindi massimo in questa approssimazione si può vedere dalla superficie che va a tau uguale a 1 o se regressa, non va a massa profonda. Di conseguenza, diciamo, tau 1 è la profondità dove io vedo l'intensità che io vedo si produce a profondità 1, però dependendo del vario, in questo caso di quanta materia interattua con la radiazione, la linea interattua molto massa, di conseguenza, questo profondità ottica A1 si lega a una distanza molto minore dalla superficie che nel continuo. E a K, vabbè, spesso lo vedremo ma nello dettaglio, la prossima il lunes, si può comprendere che se la fotosfera dove si produce principalmente lo spettro, la temperatura decrese, se la linea si produce a un lugar ma cercando la superficie, o al termine della fotosfera, che vuol dire che tiene una temperatura ma bassa. Di conseguenza, io il continuo lo vedo con una temperatura K, che diciamo con un comportamento si può dire abbastanza approssimato con quella di una planckiana con quella temperatura. La linea la vedo con la S alrededor, l'avevamo vista. Acá, l'approssimazione, che diciamo. I e la S, la cotta media inclinata è abbastanza simile alla S, di conseguenza puedo considerare che io osservo, l'intensità che osservo è quella della S, cioè della linea, non si produce la linea, ma manca. Di conseguenza io passo da normalmente a K contro la linea, quello che passa è che la mia intensità baja a quella inferiore. E poi risube quando il picco debito alla maggior interazione radiazione-materia avuta dalla linea termina. De contro, se io vedo all'opposto che mi sale la linea d'emissione, è perché io sto mirando una funzione fluente che tiene una emissione massa elevata e di conseguenza sta arriva. E acá paramos porque tenía la 4 y 5. ¿Preguntas? No, parece que no. Entonces, ecco, ya digo, la estructura, las estructuras estelares. È una delle parti che anche se si modella è más pratico, anche l'esame probabilmente sarà di más che preguntas, algo un poco más di jugar con le equazioni che vedremo. También perché puoi vedere le equazioni principalmente sono abbastanza, mentre nell'altro che era abbastanza utilizzabile da un punto di vista, acá quello che ottengo sono equazioni che sono di metodo generico. Tengo sempre approssimazioni e generalmente tutta la parte di spettroscopia è sempre un buono. Allora, entonces vamos a ver che passa nelle varie situazioni. Linea, caratteristica di linea, per
La línea tiene esta característica que quiere decir, ¿no? O sea, entonces, la tercera prueba no será exactamente como la primera o la segunda. Por eso necesito de alistar algún ejercicio en caso para tomar mano a usar este tipo de la variable en cuestión. Nos vemos. Bueno, me escucharán tal vez.